alzerà la mano chi vuole affermare la responsabilità di Costabile Carducci. Il romanzo storico dell'avvocato e scrittore Franco Maldonato prende forma, esce dalle pagine che lo custodiscono e sale sul palcoscenico. Il libro Teste Mozze diventa uno spettacolo teatrale. L'opera, di cui il regista Ulderico Pesce è liberamente tratta dal libro di Franco Maldonato, sul palcoscenico tra gli altri anche Sebastiano Somma. Faremo una lettura storica, un percorso storico ambientato tanti e tanti anni fa, nel 1800, raccontiamo la storia di un personaggio realmente esistito, che è un cilentano che però insomma ha dei passaggi anche proprio qui in questa terra lucana, un movimento che si è esteso anche in queste terre, uno spettacolo che ha curato invece un amico di questa terra, che è Ulderico Pesce, e che prende spunto da un libro di un avvocato importante, Franco Maldonato, che ha scritto questo libro, si chiama Teste Mozze, che racconta uno dei tanti personaggi patrioti che hanno sacrificato la loro vita per la libertà del nostro paese. E chi ti ha insegnato a usare il fucile? Mio padre. Una storia avvincente e coinvolgente che racconta il risorgimento e il ruolo da protagonisti dei rivoluzionari meridionali nei moti che diedero vita all'Europa moderna e che sarà portata in scena da grandi protagonisti del teatro italiano. Storico però molto attuale, ci sono degli spunti di attualità abbastanza importanti, no? La libertà, innanzitutto, il senso di apertura, La voglia di unificare, di unire, ci sono tanti spunti di grande attualità in questo testo e c'è soprattutto la voglia e la possibilità che attraverso quello che diceva Mazzini, appunto attraverso il valore, credere nelle cose, si può muovere il mondo, si possono creare cose importanti, ma soprattutto si può unire un'idea unica, che è quella di amare il nostro paese, l'Italia. Visto che parliamo di cultura, di arte, vogliamo fare un augurio per la cultura italiana, visto che siamo nei giorni dei resoconti per quanto riguarda quello che è stato e soprattutto di buon auspicio per quello che sta per arrivare. Auguro alla gente di potersi avvicinare al teatro, alla parola, alla musica, all'arte in generale, perché è arricchimento costante, è arricchimento, è apertura, è crescita. Quindi il mio augurio è questo, innanzitutto per il nuovo anno, perché questo paese, che comunque è pieno di cultura ed è pieno anche di gente che ha voglia di cultura, deve essere sostenuto dal governo, deve credere di più nella parola cultura, perché attraverso la cultura c'è crescita sociale e economica. Ogni uomo deve vivere non per sé, ma per gli altri. La patria è il pensiero d'amore, la comunione che stringe in uno tutti i figli di quel territorio.